c'è l'intenzione di ingaggiare Marconi a questo punto? Non necessariamente, perché noi abbiamo preso un giocatore che è funzionale a come vuole giocare il mister, è un giocatore del 2001 giovane, è un giocatore che ha fatto molto bene a Foggia nella prima parte del campionato, poi siccome non rinnovavano hanno messo fuori e quindi nella seconda parte non ha giocato. Abbiamo fatto quello che ritenevamo più funzionale per questa squadra. Però Tonin non è una prima punta di ruolo, questo si può dire senza problemi, no? Ma io ti ho detto che abbiamo fatto un giocatore funzionale per come giochiamo noi, quindi non è una questione di prima punta, seconda punta o esterno. Ci serve un giocatore con quelle caratteristiche, abbiamo scelto Tonin per quelle caratteristiche. Mi ricordo sempre la dichiarazione rilasciata da Foggia dopo la prima partita: prenderemo la prima punta di ruolo che serve all'allenatore. La prima punta si dice la prima punta perché serve una punta, ma poi c'è la punta. Nei giocatori che abbiamo noi la prima punta lo può fare anche Merola. Naturalmente avete rinforzato, questo si può dire con molta onestà, il centrocampo perché è tornato un giocatore di spessore sicuramente per la categoria che non ha mai disputato, cioè la Serie C, Luca Valzania. Che tipo di trattativa è stata? Ma il giocatore è stato felicissimo nel momento in cui aveva deciso che doveva venire in C e venire a Pescara, anzi. Ha detto solamente che l'unica squadra che avrebbe accettato in C è Pescara, quindi su questa cosa diciamo che ci ha dato una mano il ragazzo, però è chiaro che è un giocatore importante, non ha mai fatto la Serie C, è la prima volta che viene in Serie C, per cui credo che sia un buon colpo per il Pescara da questo punto di vista. Nel pomeriggio era circolata anche la voce della cessione saltata di Dagasso al Venezia. No, c'è stato un discorso in generale, ma non solo con Venezia, con altre squadre, perché Dagasso è un ragazzo che sta facendo molto bene già dall'anno scorso e non è una novità, quindi è un giocatore che gli addetti ai lavori hanno seguito e ci sono stati diversi abboccamenti, però secondo noi quest'anno Dagasso deve fare un altro bel campionato e poi prossimo anno si vedrà o magari a gennaio. Abbiamo fatto un ulteriore sacrificio che è quello di tenere Merola a Pescara, perché credo che poi è chiaro che si guarda sempre fuori a quello, a quell'altro, ma credo che gli acquisti più importanti in questo momento per il Pescara siano stati Merola, proprio Merola e Prinzari che rimangono a Pescara. Ci sono state delle richieste che non soddisfacevano. Chiaramente Merola è un giocatore che noi abbiamo acquistato, ha fatto molto bene in questi ultimi 2 anni, quindi io sicuramente non do in prestito i ragazzi. Merola ce lo godiamo noi, sperando che prima possibile di rivederlo in campo a fare i gol che ci ha abituati a vedere. Possiamo chiudere, no, il collegamento ribadendo che al momento al Pescara non interessa Marconi. No, al momento noi siamo a posto, altrimenti avremmo fatto altro. Foggia, Prego, buonasera. buonasera. Buonasera, allora, Buonasera. ci sono state difficoltà in questo mercato? Questa è la prima domanda. Difficoltà relative se non per i tempi su qualche operazione, tipo Marconi che comunque doveva risolvere con l'Avellino, non potevamo aspettare fino alla fine. Per il resto gli obiettivi che avevamo in testa sono stati raggiunti, ovviamente se c'era un qualcosa in più che poteva essere Salcedo, insomma ci abbiamo provato, ma sapevamo che era una cosa comunque molto molto complicata. Per il resto io credo che portare a Pescara un giocatore come Valzania, che insomma la sua storia dice che la C non l'ha mai fatta, in questo momento credo sia un colpo importante per quello che comunque vuole andare a fare questa società e questa squadra.
quindi sono felicissimo di Luca, sono felicissimo di Tonin che è un giocatore magari che avete modo di apprezzare e conoscere un po' di più, e sono strafelice che Plizzari è rimasto e credo sia in questa categoria un portiere fortissimo, e Merola è un giocatore che lo scorso anno ha fatto 17 gol, quindi porta in dote un bagaglio di gol importanti. Tenerli qui è un significato importante per noi ed è un segnale forte. Nel 4-3-3 Tonin può ricoprire solo il ruolo di punta vertice o potrebbe fare anche l'esterno? Assolutamente no, è un giocatore duttile, può fare la prima punta. Se ti metti 4-2-3-1 come siamo partiti anche inizialmente, può fare la coppia nei due, può fare l'esterno. È un giocatore che per caratteristiche si sposa a quello che chiede il mister, perché ovviamente prima di fare un mercato c'è un confronto su quello che si va a fare, e credo che alla fine abbiamo portato dei giocatori funzionali a quello che chiede l'allenatore. A tre volevo capire se più terminale o più esterno, ecco, era questa la domanda. Può fare tranquillamente la prima punta, come può ricoprire un ruolo da esterno, ovviamente con caratteristiche diverse da quelle che abbiamo. Io volevo chiedere proprio informazioni su Salcedo, che cosa è successo? Cioè il giocatore non ha accettato di scendere in C, oppure ci sono stati problemi legati all'ingaggio, non so, perché io non leggo notizie. C'è stato un approccio con il suo procuratore, noi abbiamo dato apertura, ci siamo confrontati, ovviamente nel momento in cui il giocatore doveva scegliere ha preferito aspettare, magari l'evolversi di situazioni che molto probabilmente lo porterà anche lontano dall'Italia.